viaggio. In realtà il tema del viaggio, il motivo del viaggio è sempre stato un espediente narrativo, è sempre stato, come dire, uno spunto di narrazione, uno strumento. Luisa, mi compare che ci sono delle persone che aspettano. Ah, ecco, no, faccio finta, le ignoro, ci sei tu. Ok. Dicevo, il viaggio è sempre stato un tema, uno strumento allegorico e metaforico della letteratura, questo sia nella cultura, nella letteratura occidentale che cinese, pensiamo appunto dai poemi omerici alla famosa Divina Commedia. Quest'anno festeggiamo i 700 anni della morte di Dante, quindi ne abbiamo sentito parlare tantissimo, così come, solo per citare naturalmente il romanzo più famoso cinese, il Siyoji, il viaggio in Occidente, che già diciamo, nel titolo ha il termine Youji, quel termine con cui nella cultura cinese si è indicato appunto la narrazione di viaggio, la letteratura di viaggio, gli appunti forse di viaggio. Ed è un genere, una categoria letteraria molto ampia che è difficile, come dire, definire in modo preciso. Sappiamo sicuramente che è a partire dall'VIII nono secolo che nel canone letterario cinese compare anche questo genere definito appunto narrazione di viaggio. Il titolo che qui trovate è una bellissima antologia che presenta tipologie molto diverse, dalla poesia al Chuan Chi, al racconto breve di epoca Tang, a saggi invece di epoca Sun e poi Ming, di diversi autori e di diverse epoche storiche. Ma naturalmente oggi non faremo un excursus sullo Youji e sulla letteratura di viaggio nel corso della letteratura cinese, ma ci concentreremo, come dicevamo nel titolo, in particolare negli anni 20. E per parlare però degli anni 20, dobbiamo forse tornare indietro di qualche decennio per osservare il momento in cui questo genere, il Youji, comincia a cambiare e ad introdurre, diciamo, elementi nuovi. E i cambiamenti avvengono nel corso della seconda metà dell'Ottocento, quando la Cina in qualche modo è costretta, ma anche desiderosa, di confrontarsi con l'Occidente, di scoprire in qualche modo l'Occidente. Voi sapete, abbiamo Paola Paderni qui con noi, quindi gli studenti dell'Orientale di Napoli, da un punto di vista storico, sapranno tutto e conosceranno tutto. Sappiamo che comunque dopo le due guerre dell'oppio, la Cina in qualche modo è costretta ad aprire i propri confini, a concedere dei territori alle potenze occidentali, che quindi cominciano a risiedere in loco. In realtà cominciano a risiedere in loco è inappropriato, perché sappiamo che prima di allora tanti altri stranieri avevano vissuto in Cina, soprattutto missionari, ma adesso, diciamo, la presenza occidentale è sicuramente più massiccia, più cospicua. Allo stesso modo, però, la Cina comincia anche ad inviare ambascerie, missioni diplomatiche in Occidente per instaurare relazioni diplomatiche con quei paesi e soprattutto per cercare anche di carpire conoscenze, saperi che possano contribuire al rafforzamento
dell'impero cinese. Siamo ancora nel periodo dell'ultima dinastia, della dinastia Mancese. Lo slogan, forse un po' piccolino, che forse potremmo allargare, qui riportato di Dun Shui Wei Ti e Si Shui Wei Yong, sintetizza, diciamo, quello che è lo slogan sicuramente del movimento di autorafforzamento, ma che sintetizza più in generale l'approccio, la filosofia adottata dall'ultima dinastia, cioè di un sapere cinese come corpo, come aspetto, diciamo, centrale, e un sapere invece occidentale come strumento, come mezzo, e quindi strumentalmente apprendere un sapere occidentale, ma mantenendo quello che è l'impalcatura sociale e culturale dell'impero cinese. E in questi anni, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, il sapere occidentale è soprattutto un sapere scientifico, tecnologico. In questo periodo la Cina è poco interessata alla cultura occidentale. E effettivamente le missioni che manda in Occidente e a cui chiede di scrivere dettagliati rapporti su quello che si scopre, si conosce, si ammira, si osserva in Occidente, sono principalmente testi che riguardano il sapere tecnologico e scientifico. In questa slide sono riportate alcuni, diciamo, dei titoli che in italiano potete trovare su questo periodo. Sicuramente uno dei primi studi sui diari dei viaggiatori, direi di più, dei funzionari di fine epoca Qing, è L'Oceano in un guscio d'ostrica, un lavoro di Maria Rita Masci, che appunto riporta estratti passaggi dai diari dei viaggiatori di fine Ottocento. Di questi viaggiatori non ci occuperemo, proprio perché in realtà ci consegnano un'immagine parziale dell'Occidente, un'immagine parziale della cultura occidentale, e soprattutto perché sono piuttosto aridi come racconti. Naturalmente anche in questo caso bisognerebbe fare dei distinguo, che non è qui il momento, ossia la delegazione era composta da funzionari di diverso grado e livello, e quindi i gradi più alti dei funzionari che dovevano informare la corte di quello che andavano scoprendo redigeranno dei testi piuttosto aridi e piuttosto schematici, mentre invece i funzionari di rango più basso si lasciano andare a una soggettività, a dei commenti, ad uno sguardo, diciamo, più personale su quello che vanno scoprendo, le meraviglie che vanno scoprendo piano piano in Occidente. Questo tipo di produzione, però, cioè questi diari, questi resoconti di viaggio, ebbero due funzioni principali. Innanzitutto, consentirono all'Occidente di essere meno esotico e più familiare, e soprattutto produssero degli echi, delle risonanze anche nella letteratura, nella narrativa di quel periodo. Questi tre romanzi, che sono, diciamo, forse i più famosi, sono tre romanzi che hanno tutti e tre ambientazioni in Occidente, che raccontano di viaggi
e di avventure in Occidente, e spesso rielaborano storie, personaggi realmente esistiti, come nel caso appunto di Un fiore in un mare di peccati, che racconta la vera storia del funzionario Hongju e del suo viaggio in Occidente con la concubina Sai Jinhua, che diventerà, come dire, un prototipo di femme fatale nella letteratura tardo Qing, nel periodo appunto fine 800, inizi del Novecento, presente in molte opere narrative e teatrali. La situazione invece cambierà notevolmente con gli anni 20, ossia con la fondazione della Repubblica di Cina e con il movimento di nuova cultura che a partire dal 1915-17 animerà la scena letteraria cinese. Naturalmente qui sono elencati solo alcuni dei viaggiatori in Italia. In Europa i viaggiatori cinesi negli anni 20 sono tantissimi, anche perché molti verranno in Europa a studiare, molti intellettuali, molti scrittori cinesi passeranno lunghi periodi nelle metropoli, nelle città europee, e quasi tutti, molti di loro cominceranno il viaggio in Italia per riscoprire la culla della civiltà europea, cioè l'Italia negli anni 20 comincia ad essere nell'immaginario cinese la culla della cultura europea, in realtà in particolare della cultura romana, dell'antica Roma e del Rinascimento. Il Rinascimento sarà uno dei topos letterari più utilizzati in quegli anni, e mi viene da dire tutt'oggi, cioè ancora oggi nell'immaginario italiano, al di là appunto dell'utilizzo che Xi Jinping stesso fa del termine Rinascimento, Fuxin, per appunto il Rinascimento cinese, però ancora oggi l'immagine dell'Italia è appunto la culla del Rinascimento, e naturalmente la patria di Matteo Ricci e di Marco Polo, ma di quelli oggi non parleremo. Il viaggio, naturalmente, di questi scrittori è un viaggio completamente diverso da quello delle generazioni precedenti. Innanzitutto, tutti loro possiedono finalmente lo strumento linguistico, cioè tutti loro conoscono o l'inglese o il francese, e quindi hanno accesso ad una biblioteca di fonti sull'Italia e sulla cultura italiana molto più ampia. E quasi tutti loro arrivano in Italia già preparati, già con un'idea, un'immagine di questo paese, e vedremo appunto quale poi sarà l'immagine che avranno e che presenteranno dell'Italia. In secondo luogo, cambia la forma narrativa. Non si tratta più di una impersonale descrizione di paesaggi o di realtà urbane, ma il viaggio è il movente per una riscrittura letteraria ed estetico letteraria, dove l'io soggettivo dello scrittore finalmente emerge e esplode, diciamo, in tutta la sua potenzialità. E questo succede anche nella letteratura cinese, cioè negli anni 20 finalmente
la letteratura perde quella sua funzione didattico-pedagogica che aveva sempre avuto nella Cina classica, nella Cina imperiale, e comincia ad essere mossa veramente dal piacere, dal puro piacere estetico e letterario. La prima viaggiatrice, in realtà, appunto, Shanxi Li, è l'anello di congiunzione fra i viaggiatori di fine 800, diciamo di inizio 900, e gli autori degli anni 20, ed è, come dire, anche la rappresentante del nuovo soggetto letterario che a partire dagli anni 20 si affaccerà sulla scena letteraria, ossia le scrittrici. Di Shanxi Li io non vorrei parlare tanto, innanzitutto perché appunto fa parte in qualche modo di una scrittura non tipica degli anni 20, tuttavia il suo diario è il primo resoconto sull'Italia che presenta la cultura, l'arte, l'architettura, la letteratura italiana ad un lettore cinese e quindi naturalmente mi piaceva ricordarla. Il diario è appunto questo Wei Tianji, appunti di un dono segreto, in cui Shanxi Li, che ha vissuto in Italia per un anno insieme al marito, che è ministro di Cina, quindi ambasciatore, diremmo oggi, del governo mancese a Roma, ha modo di scoprire le bellezze artistiche, architettoniche e di comporre un'opera letteraria. Un'opera che è in qualche modo un saggio, un elegante e sofisticato saggio, che alterna, come dire, capitoli che sono quelli indicati in rosso, che raccontano ciò che lei ha modo di scoprire e di ammirare a Roma, e quindi naturalmente la Basilica di San Pietro, ma non tanto la chiesa, ma tutta l'arte e l'architettura conservata all'interno delle mura vaticane. Le quattro statue del cortile del Belvedere all'interno dei musei vaticani invece sono un modo per poter ripercorrere e raccontare tutta la mitologia greca e quindi tutta l'antica mitologia greca. E invece con l'area del ghetto di Roma ripercorrere in qualche modo la storia dell'impero romano per arrivare fino appunto all'inizio del Novecento e a descrivere quello che è appunto il ghetto oggi di Roma. I capitoli invece in blu sono capitoli che Shanxi Li dedica ai contatti tra Cina e Europa e i contatti prima del Novecento tra Cina e Europa avvengono soprattutto attraverso l'attività missionaria o comunque attraverso l'arrivo in Cina delle religioni. Anche in questo caso non può mancare il capitolo su Marco Polo e quindi i rapporti tra impero mongolo, ma soprattutto le fonti storiche della Cina e di come in esse non vi sia poi un racconto così esatto o così coincidente con le vicende biografiche di Marco Polo. È questo in qualche modo il primo testo che non solo racconta l'architettura e l'arte occidentale ai cinesi, ma che in qualche modo ripercorre la storia delle relazioni culturali
tra Cina e Europa. La premessa, diciamo, che Shanxi Li aggiunge al capitolo sulla Basilica di San Pietro è che appunto la sua penna non riuscirà a raccontare in modo preciso e accurato tutte i tesori, le ricchezze che sono conservati in quel luogo. E l'ultima frase è una delle tipiche frasi in cui Shanxili si interroga sulle differenze tra cultura occidentale e cultura cinese. E questo aspetto, diciamo, della religione sarà uno dei temi ricorrenti, no? In qualche modo dice: ma in questa chiesa si chiama San Pietro, ma in realtà non si venera San Pietro, cioè si deve venerare solo Gesù. E in questo è diverso dalla Cina, dove se un tempio è destinato, è dedicato ad una divinità, si venera quella, giustamente, non si sa perché ne dobbiamo venerare altre. E l'inizio della che non leggiamo, ma insomma all'inizio della descrizione della basilica è semplicemente per darvi un'idea di come sia precisa e dettagliata la presentazione che Shanxili fa al suo lettore. Sulle fonti che questa donna ha potuto consultare all'inizio del Novecento, non mi dilungo perché apriremmo un capitolo veramente troppo esteso. Quello che qui mi faceva piacere sottolinearvi è appunto come Shanxili redigga quasi una guida turistica, cioè la Basilica di San Pietro è spiegata navata per navata, cappella per cappella, e all'interno di ogni cappella c'è la possibilità di far partire degli itinerari, diciamo, diacronici per spiegare il significato di una statua, di un quadro, la simbologia di quel quadro o di quella statua. Anche in questo caso, i commenti sono soprattutto sulla religione, e una caratteristica questa di molti, viaggiatori di fine 800, inizio 900, è, l'osservazione dei diversi criteri, dei diversi standard morali tra i due sessi che differenziano la Cina e l'Occidente. Per una donna cinese, mostrarsi in pubblico, diciamo, anche se si trattava, come in questo caso, del confessarsi con un prete in un luogo pubblico, per una donna cinese mostrarsi in pubblico e soprattutto parlare con un uomo che non era un familiare, era naturalmente considerato amorale, era considerato non appropriato per il comportamento femminile. E quindi su questo Shanxili lascia andare la sua penna a dei commenti che sono poi in realtà degli interrogativi, ma in questi interrogativi c'era anche un giudizio morale. Torniamo invece ai nostri viaggiatori degli anni 20, e naturalmente oggi affronteremo solo i primi due per questioni di tempo. La letteratura che producono questi scrittori è una letteratura quanto mai diversa, come diversa è la letteratura che in quegli anni si produce in Cina. Negli anni 20 noi assistiamo ad una fioritura di generi letterari nuovi e soprattutto ad una certa contaminazione dei generi. Nella poesia si parla di San Wen Hua, cioè un diventare saggio
nella poesia, e nella narrativa invece si parla di una liricità della narrativa, ossia anche la narrativa si fa espressione di quello che era stato invece una delle caratteristiche della poesia classica, l'espressione di una liricità, ma anche di una soggettività dell'autore. Il primo scrittore di cui parliamo è Shen Chang, che è anche, credo, ma appunto su questo con Daniele Cologna, che si è occupato molto di comunità cinesi in Italia, stiamo cercando di capire se effettivamente, come io credo, Shen Cheng fu il primo studente cinese in Italia. Tra il 22 e il 23, dopo un periodo in Francia, Shen Cheng frequenta a Padova questo istituto bacologico, cioè sui bachi da seta e la produzione della seta, e per un anno appunto rimane a Padova. In realtà in molte fonti si parla dell'Università di Padova, ma negli archivi, parlavamo appunto poc'anzi negli archivi dell'Università di Padova non c'è traccia di studente cinese in quegli anni, quindi molto probabilmente l'istituto, che era un istituto tutt'oggi esistente, era un'istituzione sicuramente in quegli anni tra le più importanti per la coltivazione, diciamo, dei bachi da seta e lo studio sulla coltivazione dei bachi da seta, e probabilmente Shen Cheng frequentò Padova. Da Padova ho sbagliato l'ordine, ma insomma, da Padova lui percorrerà tre viaggi diversi. Un primo viaggio durante, diciamo, i fine settimana, ossia da Padova si sposta verso Venezia, si sposta verso Grado, verso Trieste, va alla scoperta di quei territori. Un secondo viaggio, che è invece quello che viene detto il suo viaggio di nozze con Luisa, che è una ragazza italiana di cui si innamora e con cui ha una relazione amorosa, e poi invece quest'ultimo lunghissimo viaggio che percorrerà durante i mesi estivi, una volta finiti i corsi, in compagnia dei suoi colleghi di studio, un cecoslovacco, un tedesco e un albanese. Sembrano quelle barzellette, ma in realtà il gruppo di viaggiatori erano questi quattro stranieri, che percorrono perimetralmente, diciamo, tutta la penisola italiana. E Shen Cheng informa subito il suo lettore che in realtà il libro che ha scritto e che ha composto, cioè queste tracce dall'Italia, è difficile da catalogare. Potremmo definirlo un Youji, cioè un racconto di viaggio. Tuttavia ha anche molti suoi bi, cioè annotazioni, appunti. Allora potremmo definirlo un suoi bi, però contiene anche molte poesie, in realtà per lo più poesie non dell'autore, ma poesie che appunto Shen Cheng recupera da poeti italiani e poeti cinesi in questo dialogo immaginario tra letteratura italiana e letteratura cinese, che lui anima in queste pagine. All'inizio pensavo di intitolarlo come il nome della protagonista, Luisa, tuttavia non è un romanzo e Luisa non è la protagonista dell'intero libro. L'obiettivo dell'autore è di presentare l'Italia, lo spirito dell'Europa, in ultimo di presentare il Rinascimento. È una presentazione che non parte dall'esteriorità, ma dal cuore. E così, mischiando i generi della Divina Commedia e del Decamerone, ho scritto Tracce d'Italia. Naturalmente della Divina Commedia e del Decamerone questo libro non ha nulla,
però è significativo, diciamo, il citare quelli che sono i capolavori della letteratura italiana e che in qualche modo Shen Chang vuole presentare al lettore cinese. Il racconto, appunto, difficile da definire, è un racconto che si snoda in 23 capitoli diversi che seguono naturalmente l'itinerario che Shen Chen percorse in Italia e che danno naturalmente occasione di presentare aspetti molto diversi della cultura italiana. In queste pagine troviamo, per esempio, anche una bellissima descrizione dei balli tradizionali, soprattutto della Puglia. Troviamo naturalmente accenni al fascismo che stava prendendo piede, anzi ormai nel 22, diciamo, è la marcia su Roma, quindi aveva già preso piede in Italia ed effettivamente Shen Chang riesce a raccontare anche la contemporaneità di quel periodo, cioè l'Italia degli anni venti. Il suo racconto intreccia tantissimi personaggi della storia del passato italiano e del passato cinese, così come personaggi, gente comune che ha modo di incontrare e di conoscere lungo il suo. L'ultimo capitolo è il capitolo dedicato allo spirito europeo, ossia quel rinascimento italiano e europeo che intendeva raccontare con il suo racconto. In queste pagine, appunto, naturalmente la protagonista è Firenze e Dante, Boccaccio e Petrarca sono i coprotagonisti di quest'ultimo capitolo. Ed è Shen Chang che tra i primi introduce in Cina l'idea appunto di una Europa moderna che nasce, che si fonda con il Rinascimento italiano. C'erano interventi? No, non ho sentito dei rumori, ma ok. Il secondo autore che a Firenze soggiornò moltissimo e quindi diciamo riprendiamo da Firenze il suo racconto è Su Jimou. Su Jimou è uno dei poeti più importanti della nuova poesia cinese, sicuramente lo avrete sentito nominare, è in qualche modo il poeta romantico per eccellenza. In realtà ebbe una vita molto breve perché morì in un incidente aereo nel 1931, tuttavia la sua produzione poetica è particolarmente ricca e cospicua. Su Jimou sceglie una prospettiva completamente diversa da Shen Chang, cioè se Shen Chang e in qualche modo anche Shan Shilin ci vogliono raccontare la cultura europea attraverso l'arte, l'architettura e le opere letterarie, Su Jimou invece volge il proprio sguardo solo alla natura. E la natura in qualche modo è il punto di osservazione della, dell'essere
del suo stato d'animo, cioè il viaggio è un viaggio, quello di Sugemo in Italia, che potrebbe essere, è un viaggio senza coordinate geografiche, senza coordinate cronologiche, un viaggio che potrebbe descrivere qualunque luogo in qualunque momento, perché alla maniera della poesia classica, il paesaggio, il djinn, lo scenario intorno, serve all'autore per descrivere il proprio qing, i propri sentimenti. E quindi attraverso il paesaggio, in qualche modo, Sugemo dialoga con se stesso. Anche Sugemo, come Shen Cheng, si interroga su quale forma dare a questo suo yogi, a questa sua narrazione di viaggio. E appunto, in modo anche lui piuttosto modesto, ci dice che comuni appunti di viaggio non è in grado di scriverli. E forse non serve neanche che io li scriva. Questa è l'Europa arcinota, non è il mar glaciare artico o il deserto africano. Chi mai vorrebbe che io fossi troppo prolisso? Non desidero rendere pubblico il mio diario. Ritengo inappropriato svelare a tutti i fantasmi che al mattino abbandonano il mio animo. Inoltre, francamente, negli ultimi tempi sul mio diario non vi è annotato molto. Come sarebbe se considerassimo le lettere private? Anche questa è una forma di scrittura. Tuttavia, se immaginassi come destinatario una persona che conosci, avresti delle difficoltà, perché se avessi in mente un tuo caro amico, un lui o una lei, rischieresti di essere troppo prolisso e al contempo, se avessi in mente un amico ormai troppo estraneo, la tua penna si limiterebbe e anche questo, scusatemi, non porterebbe buoni risultati. In questo, Sugemo elenca, diciamo in qualche modo, quelli che sono i nuovi generi letterari che negli anni 20 cominciarono ad avere un discreto successo nel mercato editoriale. La narrativa di viaggio sicuramente, ma la diaristica e le lettere, lo scambio epistolare sono gli anni in cui si cominciano a pubblicare non solo veri scambi epistolari, ma cominciano a prendere forma racconti narrativi costruiti attraverso lo scambio epistolare o con il genere diaristico. Sono, diciamo, le novità che la letteratura cinese sperimenta in quegli anni. E quindi anche Sugemo in qualche modo si interroga, lui pubblicò il suo scambio epistolare che ebbe con Liu Xiaoman, che è la sua seconda moglie, fu una relazione che in quegli anni scatenò grandi scandali. Liu Xiaoman era sposata con un amico di Sugemo, cominciò questa relazione e appunto si dice, si racconta che anche per superare delle difficoltà economiche i due decisero di pubblicare le loro lettere. In ogni modo, Sugemo racconta di arrivare in Italia perché è desideroso di incontrare il poeta indiano Tagore, che però nel frattempo è tornato in India e quindi Sugemo non ha modo di soddisfare questo suo desiderio e vaga, dice lui stesso, come foglia al vento, quindi trasportato di qua e di là, vaga per alcune città italiane per poi fermarsi nelle colline intorno a Firenze, sulle colline fiorentine. E
i pezzi, diciamo, le scritture che dedicherà all'Italia sono in realtà soltanto tre, tutte concentrate su Firenze, questi sono i titoli. E nell'incipit di queste conversazioni da una dimora di montagna, dichiara subito qual è l'intento che lo muove in questa scrittura, ossia uscire a passeggiare sulle cime o ai piedi dei monti in un limpido crepuscolo di maggio è come andare ad un banchetto. Solo quando potrai correre solitario nell'abbraccio della natura, come un bambino nudo si getta in quello materno, potrai capire quale sia la felicità dell'animo, quale la gioia di vivere, quale il piacere di respirare, di camminare, di spalancare gli occhi per osservare e di allertare l'orecchio per ascoltare, quasi diciamo eccessivo in questa sua, in questo suo romanticismo, in questa sua penna di naturalistica verso l'ambiente e lo scenario che lo circonda. Ma naturalmente questa natura serve a dar sfogo, serve a dare espressione a quelle che sono i tormenti, le frustrazioni dell'autore, a dar sfogo a quella grigia vita umana, come la definisce Sugemon nelle sue poesie, e per fuggire a quel codardo mondo, come appunto il titolo di un'altra sua poesia, che compone in quegli anni. Sugemo però è uno dei pochi viaggiatori cinesi che in qualche modo sfata alcuni miti, alcuni stereotipi sul paesaggio italiano e sull'indole italiana. È quindi un viaggiatore che durante gli anni di permanenza, di soggiorno a Cambridge, di permanenza e di studio a Cambridge, ha avuto modo di leggere tantissimo sull'Italia e quindi, come dire, arriva in Italia con un'immagine ben precisa, che è quella che i viaggiatori europei del Grand Tour nel secolo XVII-XVIII raccontavano dell'Italia. E una volta però arrivato in Italia rimane deluso dalla realtà che trova. Uno dei passaggi, diciamo, di questa disillusione nel visitare l'Italia, nel soggiornare in Italia, è soprattutto dettato dal clima, dal tempo e dal cielo azzurro di cui tutti noi abbiamo sentito parlare. Lui dice: ma in realtà il cielo e il clima italiano erano solo nella mia immaginazione. Il desiderio è inevitabilmente eccessivo e le cose piacevoli di questo mondo sono sempre distanti dal regno dell'ideale. Il cielo italiano, per quanto sia migliore di tanti altri, dopotutto non è ancora una dimora celeste. Voi che ci verrete dopo di me, ricordate, non abbiate aspettative troppo alte. E in questo è presente anche la forma interlocutoria che Sugemo adotta nel suo racconto di viaggio, cioè si rivolgerà costantemente al suo implicito lettore, dandogli spesso del tu, introducendo anche nella narrazione di viaggio quelle che saranno le novità in qualche modo della narrativa cinese di quegli anni e articolando la sua narrazione, dicevamo prima, senza coordinate geografiche e cronologiche, quasi fosse un flusso di pensieri, un flusso di coscienza.
quel flusso di coscienza che anche la letteratura cinese, a partire dagli anni 20 e dagli anni 30, utilizzerà nella creazione di racconti e di romanzi. In questo viaggio però Su Jemuo racconta, suggerisce al lettore di percorrerlo da solo, in suo spirito, diciamo, romantico, di poeta tormentato, suggerisce al lettore di percorrere un viaggio da solo, addirittura di non portarsi con sé neanche i libri, che sono, suggerisce Su Jemuo, ottimi compagni di viaggio per spostamenti in treno o per riposare in albergo, ma dentro la natura, all'interno della natura, bisogna andare da soli, appunto, nudi come un bambino e gettarsi in questo spettacolo. Naturalmente, la penna di Su Jemuo sarà una penna che, oltre a descrivere l'Italia, riporterà in Cina anche alcuni autori. E Su Jemuo fu appunto anche traduttore di D'Annunzio, della città morta di D'Annunzio. In realtà, all'interno della sua narrazione di viaggio, non trovano spazio, a differenza di Shen Chen e di Shan Shili, autori, opere, artisti, non menziona quasi nessuno. L'unico autore che in queste pagine menzionerà è l'ambasciatore. Ho dimenticato di mettere la slide, ma ve la leggo. È l'ambasciatore, anzi il console americano in Italia alla fine dell'Ottocento, che compilò questo racconto, questo saggio odeporico sulla vita veneziana. E Su Jemuo riporta in queste pagine, appunto, cercando di sfatare un altro luogo comune, anche un altro pregiudizio nei confronti degli italiani. Dice: se avete letto quel pezzo straordinario della vita veneziana, con la disputa tra i due gondolieri, certamente penserete che, giunti in questo paese, in Italia, potrete udire da mattina a sera quelle colorate e folcloristiche invettive in pubblico. Non è così. Sono qui da più di un mese e non ho ancora mai avuto prova di meridionali violenti. In questi 2 mesi mi sembra che tutto venga risolto nel privato, non permettendomi di udire, assistere o imbattermi in nessuna attività inusuale. Naturalmente i meridionali sono gli italiani tutti, cioè il meridione dell'Europa, non naturalmente soltanto il meridione italiano, ma diciamo l'Italia era considerata appunto il meridione dell'Europa. Anche nelle storie della letteratura europea che vengono per la prima volta compilate in Cina in quegli anni, c'è sempre appunto la letteratura del sud Europa, e si affronta la letteratura italiana, la letteratura spagnola e la letteratura greca. Attraverso quindi questi viaggi e queste descrizioni riusciamo a ricostruire quello che dell'Italia riportarono in Cina questi viaggiatori, e insieme alla attiva, prolifica attività traduttiva che cominciarono a realizzare negli stessi anni, negli anni 20 e negli anni 30, questi libri di viaggio o libri in viaggio che dall'Italia arrivano in Cina sono la prima
il primo contatto letterario tra Italia e Cina. E qui appunto io mi fermerei. Naturalmente tantissimi sono gli scrittori. Liu Bingchang è una viaggiatrice che attraversa l'Italia negli anni del fascismo, e poi invece appunto c'è chi scappa come Zhou Taofeng dalla Cina nazionalista e trova rifugio prima in Italia e poi in Francia, o chi come Liu Haisu e Li Jianwu viene in Italia per studiare l'arte, per scoprire l'arte e la cultura altrui. Ognuno di loro naturalmente redigerà, compilerà dei racconti che sono la personale interpretazione, la personale apprezzamento di quella che è stata ed era la cultura italiana in quel periodo. Grazie. Come torno? Aspettate, ecco. Bene, grazie mille Alessandra, davvero interessante. È sempre bello vedere com'è che ci vedono gli altri rispetto a come ci immaginiamo noi. Interessante, insomma, capire certi stereotipi, ed è stato, insomma, anche carino vedere come loro appunto ci considerano meridionali, perché noi siamo il meridione dell'Europa, in effetti, e in qualche modo in questo siamo accomunati anche con altri paesi che sono nel meridione d'Europa, diciamo, che si affacciano nel Mediterraneo. Io volevo sapere se intanto gli studenti, do il benvenuto, vedo altri colleghi, Emanuele Raini, Paolo De Troia, sono contenta di vedervi tutti. Volevo intanto sapere se ci sono domande da parte di colleghi o studenti presenti. Potete alzare la manina virtuale o scrivere in chat se preferite. Emanuele ha una domanda. Emanuele Raini, vai. Buon Rompiamo. pomeriggio a tutti, ciao Alessandra, grazie mille per questo Ciao intervento molto Emanuele. interessante. Io faccio una domanda per deformazione professionale, anzi non professionale, però di passione. In questi testi di cui ci hai parlato, spicca per caso in qualcuno di questi una reazione rispetto al cibo italiano? Pochissimo, quello è il grande assente. Allora, effettivamente non viene quasi mai descritto, è presente giusto nel diario di Shen Chang, che effettivamente racconta dei piatti che assaggia e che mangia. Però appunto sono descrizioni, lui ha una camera in affitto da una proprietaria, e insieme a lui vi è questo amico, collega tedesco, e quindi racconta di come questa proprietaria italiana, straordinariamente accogliente e familiare, a differenza di quanto invece i francesi gli avevano raccontato degli italiani, cioè anche in questo caso, diciamo, il rimando è ad altre culture, no? Nel caso di Sui Gemeaux sono principalmente fonti anglo-americane, diciamo fonti inglesi che gli raccontano un'Italia. Nel caso di Shen Chang, che ha vissuto in Francia, è la Francia che racconta l'Italia. Lui dice: insomma, in fondo i francesi mi avevano detto di stare attento agli italiani, così imbroglioni, e in realtà appunto trovo delle situazioni, e questi spaghetti bucati al centro, quindi probabilmente i bucatini al pomodoro, sono un piatto molto semplice ma delizioso, e ogni tanto racconta appunto i piatti che la padrona di casa offre ai due affittuari. Però sì, il cibo in effetti è il grande assente di questi diari. È un Nessuna dichiarata conversione alla dieta mediterranea in questi
No, antilittera. Questo proprio no, sì, no. Grazie mille per la risposta. Bene, ok, grazie. Emanuele ha rotto il ghiaccio. Altre domande, curiosità? Sì, abbiamo un'altra, abbiamo diverse mani alzate. In ordine mi sembra Paola. No, Paola dice dopo. Ok, dopo. Allora Luca Nigro, intanto si era prenotato. Buongiorno, grazie mille per, per il contributo. Mi chiedevo riguardo ai riferimenti all'Italia fascista, quali fossero eventualmente le opinioni sul clima politico italiano. Comunque, almeno a Shanghai la Casa d'Italia stava già iniziando a portare alcuni eventi tipicamente fascisti già nel 1930, quindi mi chiedevo se alcuni di loro già conoscessero il fascismo oppure se l'hanno conosciuto in Italia. Ed eventualmente cosa hanno poi esportato in Cina riguardo a quelle impressioni. Grazie mille ancora. Sì, allora, dei tre che abbiamo trattato oggi, vabbè, naturalmente Shanxilin non vive in un momento di ventennio fascista, Shenzhen assaggia il ventennio fascista e io credo anche che non sia un caso che il suo libro venga pubblicato prima a puntate su una rivista e poi in formato libro proprio negli anni 30, nel 34 e poi nel 37, in un momento in cui diciamo, anche la Cina nazionalista e l'Italia fascista avevano avuto rapporti particolarmente vicini prima poi di naturalmente allontanarsi vista la vicinanza diciamo di Mussolini al Giappone. Shenzhen in realtà racconta molto poco, però racconta alcune manifestazioni fasciste soprattutto a Padova e a Venezia. Ma ora diciamo dovrei rileggere quelle parti, ma non mi sembra di a giudizi particolarmente critici o severi. Li racconta in modo quasi giornalistico, cioè riporta quello a cui ha assistito e ha vissuto senza esprimere giudizi in merito. Era comunque il 22, quindi diciamo era un momento forse per un osservatore straniero ancora non chiarissimo, però c'è il tedesco che vive con lui nella casa, che è un comunista tedesco e che quindi lo informa attraverso la stampa tedesca di quello che sta avvenendo in Italia e in Cina, cioè diciamo informa Shenzhen anche su quello che sta avvenendo in Cina. Bene, allora adesso c'era Giulia Falato. Prego. Mi sentite? Sì, Buonasera professoressa, e grazie per l'intervento. No, io invece, vabbè, in realtà anche io avrei voluto farle una domanda sul fascismo, su quello che veniva descritto del fascismo, ma a questo punto mi incuriosiva anche sapere se ovviamente l'intento di questi tre autori è sicuramente diverso tra l'intento appunto di scrittura della composizione dell'opera, è diverso tra di loro, è diverso, per esempio pensavo a Kanye Wei e mi chiedevo se venisse enfatizzato in qualche modo, se ci fossero degli aspetti magari dell'Italia enfatizzati e che potessero essere presi a modello per la situazione cinese o semplicemente delle similitudini magari tra la cultura italiana e la cultura cinese o se invece questi autori sembrano più interessati alle differenze culturali. Allora, in realtà molti di loro citano Kanye Wei, questo in effetti è un aspetto, oltre diciamo a fonti straniere,
si sono documentati anche su fonti cinesi, e Kanye Wei e il diario di Kanye Wei in Italia è sicuramente una delle, delle loro fonti predilette. Allora no, su Gemmo non ha nulla di tutto questo, l'unico è forse Shen Chen che lamenta la mancanza in Cina di alcuni autori occidentali, ma in realtà dobbiamo sempre tenere presente quanto non fosse una moda letteraria in quegli anni, e quindi per esempio Dante, Goethe, quanto invece ci fosse di realmente propositivo da parte di questi autori. Nel testo di Shen Chen mi sembra di poter dire che sia molto, come dire, un escamotage letterario di citare, di prendere a modello alcuni protagonisti della letteratura europea per avvicinarli alla cultura cinese. Sicuramente Shen Chen conosce molto bene la cultura occidentale, questo sì, cita Virgilio, cita Ovidio, insomma cita poesie di questi autori. E per tornare invece al fascismo, l'unico che è molto critico è Zhou Taofang, che già sulla nave che da Shanghai lo porta in Italia assiste, diciamo, è circondato da camicie nere, cioè dalla gioventù fascista, e esprime giudizi molto, diciamo, li ritiene ignoranti, questi giovani fascisti che non fanno altro che ripetere slogan di Mussolini, ma quando gli si chiede qualcosa o di spiegare qualcosa in modo più non sono in grado, quindi da in questo senso giudizi piuttosto. Grazie. Bene, grazie ancora. C'era Miriam Castorina. Forse prima c'era la professoressa Paderni che aveva alzato. Ora allora, mi sembra che voglia essere così. Va bene. Tu potresti rispondere a queste domande. No, sei molto più preparata di me, io sono figlia della tua ricerca. Allora, infatti, ti ringrazio moltissimo perché hai messo l'accento, hai fatto dialogare, diciamo, questa letteratura che è sicuramente, no, un po' in secondo piano rispetto a quello che accade, no, in Cina, invece l'hai messo in dialogo proprio con tutto quello che stava accadendo in Cina in quegli anni, la rivoluzione letteraria, l'utilizzo di una lingua nuova che c'è anche in questa produzione letteraria qui, quindi ti ringrazio perché lo hai... Perché le penne sono le stesse, esatto, cioè, esatto. Che compone poesie che sì... L'hai raccontato, insomma, molto splendidamente, e ti volevo dire che rispetto a, prima di farti la domanda, visto che parlavi di Shen Chen, di ricerche d'archivio per vedere, insomma, chi fosse stato il primo cinese a essersi immatricolato in una università italiana, dagli studi di Francesco Maglioccola, che è un napoletano, architetto, eccetera, risulterebbe essere un cinese che si era iscritto a ingegneria e si è laureato a Napoli, alla Regia Università di Napoli, in ingegneria civile. Si iscrive nel 1909, poi ti mando tutti i particolari. E invece volevo chiederti un'altra cosa, perché tu hai guardato, insomma, molto da vicino questo tipo di letteratura. Se in qualche modo in questi testi traspare, in queste descrizioni, in queste relazioni anche con gli italiani, un atteggiamento particolare degli italiani rispetto a questi studenti che, diciamo, rispetto ad altre nazionalità, no? Che frequentano, che viaggiano per l'Italia, rispetto a un inglese, ecco, sicuramente vengono da un paese più povero, più debole, che anzi... l'Italia aveva cercato in qualche modo con la concessione i Tianjin in qualche modo di no, colonizzare tra virgolette senza riuscirci. Se c'è qualche cosa di questo, cioè dell'atteggiamento, se traspare un atteggiamento negativo
o meno invece con le relazioni con gli italiani? No, questo non mi sembra. Diciamo, nel testo di Shen Chang sono tutti molto calorosi, ospitali, amichevoli, il contadino, il pescatore che gli offre accoglienza, perché poi appunto in questo suo viaggio incontra locali diversi. Questa è una bella domanda. Io non so quanto gli italiani, cioè la gente comune, negli anni 20 conoscesse della Cina e sapesse della Cina. Diciamo, sicuramente nei centri come Milano, come Torino, vi erano comunità cinesi e quindi i rapporti. Però ecco, questo forse dovremmo chiedere magari a Daniele, nel senso che a Lecce, a Taranto, a Matera, ma anche a Frosinone, o quanto si conosceva di Cina in quegli anni, no? Quanto la gente comune sapeva di Cina in quegli anni. Credo poco, molto poco, però ecco, Su Gemon non parla proprio di interazione con essere umano, per lui c'è solo la natura e quindi i frutti e i fiori. Shen Cheng appunto in realtà descrive soltanto realtà molto, realtà umane molto piacevoli. L'unica è la madre di Luisa che non vuole questo matrimonio, cioè che non vuole che la figlia sposi un non cattolico e per di più appunto. Ma in realtà l'unico commento che fa e dice poi effettivamente sta figlia chissà dove va a vivere e quindi talmente lontano che è meglio che, però ecco quello è l'unico giudizio che Shen Chen dà su sull'italiano, cioè su questa donna che è rimasta vedova e che quindi appunto quest'unica figlia non la vuole in mano ad un cinese ateo. Shang-Chi invece non parla quasi per niente, no? Descrive ma non racconta di contatti, diciamo, più ravvicinati alle persone. No, l'unica cosa racconta la pomposità nel capitolo sulle onorificenze dello Stato Sabaudo, racconta la pomposità di queste cerimonie, però no, non... Grazie. È Zhou Taofeng che andrebbe letto più attentamente, perché in quanto giornalista è proprio anche alla ricerca di notizie e di informazioni sull'Italia di quel periodo, anche se in realtà lui sta scappando, cioè è in esilio in qualche modo, quindi il suo viaggio è anche un viaggio diverso, né di studio né di piacere. Scusa Paola. No. No, era proprio questo che mi colpiva, perché... Effettivamente tu stessa hai detto che in realtà loro si muovono, questi autori, così come un po' una tradizione cinese, che il viaggio, in questo caso anche questo viaggio in una terra che poi si dice, ma sai, inutile quasi che la descriviamo, perché certamente non è il mar glaciale, non è il deserto, è già conosciuta e quindi in realtà serve soltanto, come hai detto, per un personale apprezzamento, no? Insomma, serve comunque a tirare fuori, come dire, se stessi. Quindi in un genere che poi in qualche modo l'Italia, che sia l'Italia o sia un qualche altro paese, poi poco importa, insomma, non sono... diciamo opere che vanno, come dire, di tipo antropologico, insomma, che, no? Insomma, studi di tipo antropologico, ma sono proprio, diciamo, che si inseriscono perfettamente in quello che è una tradizione cinese, no? Allora mi chiedo anche che tipo di successo hanno avuto questi interventi. Immagino che ce l'hanno avuto, perché comunque era un'apertura verso un mondo esterno, comunque era appunto, rientrava in ogni caso in quella che in quel momento era una, no, un'attività, come dire, letteraria diffusa, immagino che, no, partiva dalla tradizione, però poi si arricchiva di cose nuove, però nuove, diciamo, che erano lo spunto semplicemente, sì. No? Insomma, non erano
assolutamente, diciamo, centrali tutto sommato. Forse è lei forse più interessante perché fa, come dire, proprio una guida, no? Dice, ah, ho visto la statua, cioè, no? E descrive anche i visi, le cose, no? In un modo molto più come se fosse, no? Appunto una guida turistica, come hai detto tu, insomma. Quindi, vabbè, insomma, chiedevo appunto, era appunto un'osservazione, cioè di fatto, in qualche modo, poi il fatto che siano in Italia poco importa, insomma, potrebbero... Esatto, no, in realtà è solo su Gémeaux, è solo su Gémeaux che in qualche modo descrive un paesaggio che può essere ovunque, nel senso che gli alberi in fiore, il verde, la natura, il vento, la luna possono trovarsi... Shenzhen e Shanxili, ma anche poi tutti gli altri dopo, in realtà descrivono soprattutto l'arte e l'architettura italiana, è quello che in qualche modo interessa, ed effettivamente ebbero un discreto successo. Allora, Shanxili no, perché il libro venne pubblicato privatamente dalla famiglia, quindi ebbe una circolazione molto limitata, però per esempio Hu Shi, che è tra i promotori del rinnovamento linguistico, del movimento di nuova cultura, ha parole di apprezzamento per il testo di Shanxili, quindi evidentemente nell'elite letteraria, intellettuale di quegli anni il testo sicuramente circolò. Gli altri racconti, io credo che più o meno tutti ebbero un certo successo, nel senso che vennero prima pubblicati a puntate sulle riviste, come è normale in quegli anni, e poi solo in un secondo momento il libro. Però avere tutti anche una pubblicazione in libro forse mi fa dire che in qualche modo, cioè non era scontato il passaggio al libro, poteva essere semplicemente solo un passaggio sulla stampa periodica e poi dimenticati, e quindi un certo successo lo riscossero. Grazie comunque, grazie per l'intervento e grazie per... Ci sta ancora qualcuno, vedo Luisa. Una mano alzata, vedo. C'è di nuovo, credo, Luca Nigro che ha alzato la mano, anche Miriam, ma non so se è una mano vecchia o una mano nuova. Sì, hai ragione. È una mano vecchia. Approfitterei per una seconda domanda, se possibile. Seconda domanda, ok. Scusate tantissimo. Ho trovato davvero molto interessante l'intervento. Mi sembrava che nella maggior parte dei casi si tratti di uno sguardo piuttosto maschile. Mi chiedevo quindi quale fosse la riflessione cinese sulla condizione femminile, una comparazione magari con la Cina, una riflessione sulle dinamiche di genere, insomma. Sì, allora, sì, no, in realtà quasi tutti, diciamo, e in questo appunto il volume di Miriam, Le donne occidentali, anche se tratta dei viaggiatori del periodo precedente, però Le donne occidentali nei diari di viaggio dei viaggiatori, perché effettivamente la condizione della donna e il rapporto uomo-donna in Occidente è uno dei temi, credo, centrali in tutti i diari di viaggio, sia quelli dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, che guardano con sguardo meravigliato e quasi di disprezzo la condotta delle donne occidentali, e invece con uno sguardo, secondo me, poco approfondito, i viaggiatori degli anni 20 e 30, cioè è uno sguardo piuttosto superficiale, sono giudizi sulla condizione della donna in Italia che denunciano e che tradiscono forse una poca conoscenza della reale condizione della donna in Italia e in Europa in generale. Scusa Alessandra, Shanxili mi pare che lì nel testo che ci hai mostrato
a un certo punto fa un commento su queste donne che si inginocchiano davanti a un uomo e che ai quali confessano i loro peccati e dice: ma che tipo di morale hanno queste donne? Sì, 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 ma infatti lei anche con Beatrice, lei anche con Beatrice Cenci, quando descrive il ritratto di Guido Reni di Beatrice Cenci e racconta tutta la vicenda di Beatrice Cenci che con la matrigna uccide il padre perché è violento e poi il tribunale, lei dice insomma sì, però non è che è stata tanto, non è che abbia avuto una pietà filiale così attenta questa fanciulla, insomma è abbastanza... Però si capisce anche, no, perché per me invece lei è veramente straordinaria in quelle cose che ci ha raccontato, perché quindi voglio dire, questo aspetto di difesa di una morale della sua epoca mi sembra tutto sommato che poi... quasi diciamo scontata, però insomma effettivamente invece è molto attenta e l'ho trovata estremamente interessante effettivamente, no, per quello che riesce a realizzare insomma come in una tradizione, diciamo, di quelle donne dell'elite cinesi che da sempre, come dire, no, insomma, sono state al centro e capaci, no, di osservare, di scrivere, eccetera. Quindi, cioè, un sì, bello, insomma. No, anche perché, appunto, lei in realtà è una donna che viaggia con il marito, lo compone, cioè, e questo non era così comune, no, in quegli anni. Molte delle mogli, magari, dei funzionari di fine epoca Qing rinunciano al viaggio in Europa proprio perché appunto debbono poi comunque sottostare a regole, etichette che non sono quelle cinesi e preferiscono rimanere a casa. Lei invece segue il marito in Giappone, in Russia, in Olanda, quindi no, da questo punto di vista sicuramente... Il problema è che secondo me lei si appoggia a questo ex missionario protestante, Karl Kreyer, tedesco, perché nel suo testo, diciamo, troviamo molto spesso citazioni di autori tedeschi e quindi probabilmente... Contro i cattolici, quindi contro San Pietro, eccetera, naturalmente. Esatto. Naturalmente sono anche dei pregiudizi, insomma. Sì, cioè anche tutte quelle leggende, non so, il baldacchino di San Pietro dove c'è la donna con un ventre un pochino rotondo, lei racconta e non perde occasione per raccontare, si dice che sia il Papa che ha avuto una relazione illegittima con, insomma, tutte i pettegolezzi sulla religione cattolica, non perde occasione. Forse c'è Giulia che vuole intervenire. Scusate, sì, volevo solo aggiungere una cosa, un commento che volevo fare in realtà quando avevo sentito qual era stata appunto questa sorta di mini invettiva che aveva fatto Chancellier nei confronti delle donne che appunto si andavano a confessare. La pratica della confessione in realtà avveniva anche in Cina all'interno delle, no, degli appartamenti, diciamo degli inner quarters, delle stanze interne, anche quando c'erano i gesuiti, già dall'epoca Ming, insomma, quindi chiaramente non potevano loro uscire e recarsi nelle chiese, quindi venivano allestiti dei confessionali all'interno se non sbaglio, insomma, se non ricordo male quello che ho letto dal libro di Nadine Amsler sui rapporti tra gesuiti e matriarche, insomma, donne di famiglie, diciamo dell'elite cinese, quindi ecco, dimostrato che in realtà c'erano delle pratiche che interessavano magari le donne del suo paese, delle quali neanche lei ovviamente era a conoscenza. No, ma infatti lei è scandalizzata che una donna davanti a tutti in una chiesa si mostri così, come per esempio, diciamo, non nasconde un certo imbarazzo nel vedere tutte queste statue nude, però questa appunto è la diversità culturale, insomma tutti questi nudi, dice all'inizio effettivamente l'occhio cinese non è abituato, poi studiando, approfondendo capisci l'espressione artistica, in particolare commenta la statua del Laocoonte con i due figli, insomma è... Mm.
Bene, bene. Studenti, nessuno vuole fare da qualche studente? Sono un po' tutti intimiditi forse. Ma sì, sono anche temi che in fondo... Sì, sono cose ovviamente che loro non studiano, quindi è un ampliamento di quello che fanno già in classe e di quello che conoscono. Alla fine questo è lo scopo di queste conferenze, quindi va bene. Tanto, insomma, io e Emanuele sappiamo che questo provocherà invece un'ondata di tesi, di richieste di tesi sull'argomento, perché poi questo succede e vabbè, siamo contenti. Comunque è carino il fatto che Sugemodi, cioè, a sto tempo in Italia poi non è proprio così un gran che, cioè il cielo di Pechino, vuoi mettere col cielo di Pechino? Veramente i tempi non sospetti, era veramente un cielo che non aveva pari. Però in effetti lui è particolarmente sfortunato e quindi sia a Venezia. Certamente così è andato e si è trovato a Firenze sotto una pioggia torrenziale. Sì. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, direi che possiamo concludere così. Ringrazio ancora Alessandra. A tutti i colleghi, grazie a tutti gli studenti, grazie mille. Grazie a voi e ad Alessandra. Ciao a tutti quanti, ciao Alessandra. A presto, Alessandra, promesso, ok, ti aspettiamo. Grazie. Ciao Tiziana. Presto, spero. Vaccinatevi così ci rivediamo presto. Noi abbiamo già fatto doppia, io devo fare la seconda. Doppia. Ciao Benedetta. Me l'hanno rimandato, speriamo non continuino a rimandare, però insomma. Perché ci chiamano? Mi hanno chiamata dall'ASL per rimandare di 10 giorni, non so perché. Ma AstraZeneca? Sì. Io dovrei farlo il 1° giugno, spero che oggi hanno chiuso alcuni hub perché per mancanza di vaccini. Qua a Napoli ne hanno chiusi 4 oggi e sono chiusi per mancanza di vaccino. Immagino riaprire perché arrivano, insomma. Quindi spero che appunto questo non porti a un piccolo spostamento in avanti anche della mia seconda dose, sì, effettivamente, perché io pure vorrei chiudere. Sì, comunque tutti dicono che già con la prima siamo ben coperti. Sì, no, ma infatti, per carità, io sto tranquilla, però comunque, insomma, preferisco anche togliere un pensiero. Io la seconda. Guarda, io adesso, vabbè, ho ripreso appunto a viaggiare in treno, metro e tutto. Spegniamo il record. Sì, spegniamo Raccontiamo i fatti nostri.